via internet funziona e va bene, quindi possiamo rimanere connessi. Amen. Andiamo alla parola. Quindi oggi apriamo la nostra Bibbia e leggeremo un passaggio che troviamo nel primo libro dei re. Primo libro dei re, e come di solito oramai siamo abituati, una buona abitudine come reverenza e rispetto verso la parola di Dio, noi quando leggiamo la Bibbia, che per noi è parola di Dio, ci piace farlo con la giusta attitudine, ci alziamo in piedi. Primo libro dei re, al capitolo 17, leggeremo precisamente i primi 7 versi o versetti. A Dio tutto l'onore e la gloria, e noi ci prendiamo la gioia di poterlo servire. Amen. Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: come è vero che vive il Signore, Dio di Israele, che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola. La parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: parti di qua, va verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. Tu berrai al torrente e io ho comandato ai corvi che là ti diano da mangiare. Ed egli dunque partì e fece secondo la parola del Signore. Andò e si stabilì presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. E i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina, e del pane e della carne la sera, e beveva al torrente. Versetto 7. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto perché non pioveva più sul paese. Addio la gloria. Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo ancora in questa mattina per la gioia di poter ricevere e ascoltare la tua parola, il messaggio della tua parola. Un messaggio che ancora oggi hai preparato e che sicuramente esce e dà origine dal tuo cuore. Signore, io non conosco i bisogni, ma tu li conosci, e noi crediamo nell'opera e nella guida dello Spirito Santo. E poiché conosci in profondità quali sono i nostri bisogni, Signore, tu ogni volta prepari la parola giusta al momento giusto per le persone presenti e la mandi sempre ad effetto. E Signore, grazie, perché ancora oggi siamo certi e sicuri che la tua parola andrà ad effetto nei nostri cuori. La mia preghiera è: aiutaci a preparare i cuori, prepara i cuori, cuori ben disposti, pronti per ricevere e per essere ancora depositata la tua parola nella nostra vita. Nel nome di Gesù ti chiediamo di allontanare tutto ciò che potrebbe ostacolare, Signore, la ricezione, disturbi, pensieri di disturbi e tutto ciò che in qualche maniera potrebbe servire come disturbo, come dicevo prima. Allontana nel nome di Gesù. E noi ti ringraziamo e ti benediciamo. Ancora chiedo l'unzione su di me mentre, Signore, esporrò il messaggio che tu hai messo nel mio cuore, ma l'unzione anche sulle nostre orecchie, finché possono essere unte da te. E oltre a sentire e ascoltare, possiamo anche ricevere. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Versetto 7. Ma da lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto. Quanti della mia età hanno svolto il militare, la leva, sanno e si ricordano? Quanti hanno fatto il militare, la leva, la naia,
che era noia. Io ho fatto il militare ed ero stato, ho fatto il CAR in Liguria, a Savona, poi mi hanno portato a Pordenone, io suonavo nella fanfara. Pensate, quando ero arrivato a Pordenone, una bellissima caserma, caserma Fiore, mi pare che il fratello Natalino Foti ha fatto la... Vero, siamo in due, stessa caserma. E quando arrivai là, ai miei tempi, si partiva per il Libano, faceva la guerra in Libano. Io suonavo nella fanfara, no? E quando arrivai dopo il CAR a Pordenone, mi chiamarono per comunicarmi la mia partenza in Libano. E io mi domandavo, ma che dobbiamo andare a suonare in Libano? Là c'era la guerra. Più che suonare le marce funebri non possiamo fare là, no? La cosa mi pigliava male, no? Dico, ma che dobbiamo fare? Poi meno male che in qualche maniera me la sono schivata, non ci sono andato, e da Pordenone mi hanno trasferito a Casarsa della Delizia, che era sempre lì da quelle parti, e ho fatto il militare nelle adiacenze del fiume Tagliamento, non so quanti conoscono, no? Quel fiume sempre asciutto, no? Andavamo lì. E ricordo che in quei periodi, e penso che come lo ricordo io, lo ricordiamo tutti, nel tempo del militare, dei militari, di tanto in tanto l'esercito, le truppe venivano prese e per un periodo di tempo, no, era necessario che le truppe avessero un periodo, si chiamava il campo, no, dove ci portavano in luogo. E venivamo in quel luogo sottratti da tutto ciò che tutto quello che potesse in quella maniera, in qualche modo darci la possibilità di vivere bene, perché avevamo bisogno di essere addestrati, avevamo bisogno di un certo addestramento, abbastanza duro, disciplinare. Prima di iniziare il culto ho chiesto a Pietro, che non mi ricordavo più come si chiamava, ci davano la razione K, no? Che c'era all'interno di quella razione il giusto quello che ci serviva. C'era una scatoletta di carne quando andava bene, c'era il cioccolato fondente che ci aiutava, per l'inverno c'era il cordiale, no? La grappa, no? Bello forte che ci riscaldava, e c'era il giusto, no? Che ci permetteva in qualche modo di poter sopravvivere. Era un periodo veramente duro, no? Però serviva e ci serviva quel momento, perché avevamo bisogno di essere addestrati. Uno, perché dovevamo imparare a dipendere dal comandante, e poi dovevamo imparare anche a sopravvivere. Non era possibile essere inviati ad una missione se prima non eravamo stati preparati per la missione. Ora, tutto questo per dire che cosa? Che anche a livello spirituale io e voi abbiamo bisogno di una certa preparazione, abbiamo bisogno di essere addestrati, no? Dobbiamo imparare anche a noi, per esperienza, a dipendere dal Signore, insomma, no? Abbiamo bisogno di essere preparati per il nostro cammino. E quindi a volte viviamo anche noi dei periodi nella vita dove sembra che a prova si aggiunge prova. Vi è mai capitato a voi? A volte viviamo quei momenti della vita difficili che a volte sembrano anche ingiustificati e non riusciamo a capire e nemmeno anche a comprendere. Però hanno una motivazione, hanno un perché. E soprattutto per noi che abbiamo conosciuto il Signore, sono quei momenti che ci formano, quei momenti nel quale Dio si serve di determinati momenti proprio perché noi fossimo addestrati per poi essere inviati e mandati nella missione, perché in fondo la vita del credente è una vita di missione. A volte si parla di missionari, ma tutti siamo in missione. Siamo pellegrini, è un pellegrinaggio il nostro, no?
E in questo pellegrinaggio abbiamo bisogno di imparare a vivere e a gestirci anche nei momenti in cui Dio permette attraverso le esperienze della vita di formare il nostro carattere e anche la nostra vita. E a volte ci sono dei momenti difficili, pesanti, magari anche che non riusciamo a sopportare, momenti insopportabili. In questo testo che abbiamo letto si parla di Elia. Elia chi era? L'apostolo Giacomo, non era l'apostolo, lo scrittore, quando si parla di Elia, dice che Elia chi era? Lo descrive come un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni. Però pregò intensamente che non piovesse e non piovve sulla terra. Giacomo 5, 17, 18 dice così, per 3 anni e per 6 mesi. Poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il frutto. Quando parliamo di Elia, il profeta del fuoco viene definito, di solito ci ricordiamo di quel periodo quando dovò in qualche modo sul Monte Carmelo riportare quella, confrontarsi con i profeti di Baal. Vi ricordate quando i profeti di Baal pregarono, invocarono il loro Dio affinché scendesse il fuoco e il fuoco non scese? E poi Elia riporta la vittoria perché invoca il suo Dio, il vero Dio vivente, e riporta la vittoria perché il fuoco scende dal cielo. E mi piace ricordare ancora questa mattina che noi, nel momento in cui invochiamo il nostro potente Dio, riportiamo sempre la vittoria. Paolo diceva che noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha tanto amato. Grazie a Dio. Perché è vero che noi viviamo le nostre battaglie, le nostre guerre, passiamo le prove, ma ringraziamo il Signore perché con Lui abbiamo sempre la vittoria. E da lì a poco dopo si parla di Elia che si reca a Sarepta e quindi Dio si serve di lui per risuscitare il figlio di quella vedova di Sarepta. Ma prima di passare, di andare a Sarepta, Elia dovette passare alla scuola del terreno, del torrente asciutto. E stamattina io voglio parlare proprio di questa scuola, la scuola del torrente asciutto. Prima di essere usati dal Signore abbiamo bisogno di essere preparati. Prima di essere riempiti abbiamo bisogno di essere svuotati. Prima di essere al servizio del Signore abbiamo bisogno di appunto essere preparati proprio dal Signore. Elia, al versetto 1 del capitolo 17, si legge che era Elia il Tisbita. Poi dopo diventa Elia l'uomo di Dio, ma prima che Elia diventasse l'uomo di Dio dovette passare attraverso la scuola del torrente asciutto. Una scuola difficile, una scuola non tanto piacevole, ma indispensabile, una scuola necessaria che serve che per me e per ciascuno di nuovo, di noi. Il torrente asciutto, tutti noi quando vogliamo servire il Signore ci aspettiamo che tutto quello che noi facciamo è a nostro favore, quindi tutto fila liscio, tutto va secondo quelli che sono i nostri piani, i nostri propositi, ma a volte succede che prima di raggiungere determinati obiettivi, prima che Dio ci formasse o per formarci e per portarci avanti secondo quelli che sono i suoi scopi e secondo quelli che sono i suoi propositi, è per me, per te, per noi necessario che passiamo dalla sua scuola, dalla scuola di Dio. E di solito succede che
la scuola di Dio è proprio la scuola di questo torrente asciutto. E io voglio fare alcune considerazioni intorno a questo messaggio questa mattina. Qualche considerazione che fa bene alla mia vita, fa bene anche alla vostra vita, che ha fatto bene alla mia vita mentre io mi stavo preparando e meditavo su questo passaggio. Ma da lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto perché non pioveva più. E la prima considerazione che voglio fare è che questo luogo, il luogo del torrente asciutto, è un luogo voluto da Dio. È un luogo che Dio ha voluto preparare per Eliseo, per Elia. Infatti il Signore dice, parla ad Eliseo e dice: la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: parte di qua e va verso oriente e nasconditi presso il torrente asciutto. Probabilmente Elia aveva bisogno di nascondersi all'interno o dietro questo o all'interno di questo fiume, di questo torrente, perché aveva dato un messaggio forte ad Acab e quindi aveva bisogno appunto di proteggersi, aveva bisogno di nascondersi, e il Signore gli dice che doveva andare proprio nel torrente Cherit. E mi è piaciuto andare a consultare il significato di questo torrente Cherit, del nome Cherit. Cherit significa recidere, Cherit significa tagliare, Cherit significa eliminare e Cherit significa sottrarre. A volte, perché il Signore ci debba formare nella nostra vita e per toglierci, passatemi questo termine, terra, quei pezzi in più. A volte abbiamo dei pezzi in più nella nostra vita che devono essere tolti. E a volte Dio, proprio per toglierci il di più, la Bibbia dice che il di più viene dal nemico, viene dal diavolo, a volte permette che noi passiamo attraverso determinate situazioni e le permette, e perché lui permette che noi passiamo attraverso quelle determinate situazioni, forse Elia aveva bisogno di essere ridimensionato per un tempo, per essere preparato. Forse Elia aveva bisogno di uscire da quelli che erano i riflettori puntati sulla sua vita, aveva bisogno di essere sottratto, aveva bisogno di essere purificato. A volte abbiamo bisogno di conoscere il Signore in una forma, in un modo ancora molto più vicino. E per Elia passare attraverso quel torrente non è stato un incidente di percorso. Se fossimo stati noi al posto di Elia, avremmo detto: come, il Signore mi dice di andare a Cherit, al torrente, e poi ad un certo punto rimane asciutto, non c'è più acqua. Ma Dio stava permettendo per Elia affinché lui passasse attraverso quel torrente, perché attraverso quel torrente, attraverso quel momento, attraverso quei momenti, attraverso quella quei momenti dove ci troviamo in luoghi isolati, nella solitudine, permettetemi di dire anche questo: c'è solitudine e c'è solitudine, ma c'è a volte una solitudine voluta da Dio. C'è una solitudine che è voluta da Dio, che non ha niente a che vedere con la solitudine che è il frutto della nostra permalosità. Non ha niente a che vedere con quella solitudine che è il frutto dei nostri capricci. Ci isoliamo, non è buono isolarsi. La Bibbia dice: guai al solo, perché se è solo non c'è nessuno che quando cade lo può rialzare. Ma l'Ecclesiaste dice che due valgono più di uno, perché se uno cade, l'altro lo può rialzare. Non isoliamoci, non isoliamoci, non viviamo soli. Ma c'è una solitudine voluta da Dio. Elia aveva bisogno di nascondersi, aveva bisogno di isolarsi, aveva bisogno di avere un rapporto con lui. Ci sono delle situazioni che il Signore permette dove noi in qualche modo possiamo avere un rapporto ancora molto più intimo con lui. Per quale motivo?
C'è un versetto nella Bibbia, in Proverbi al capitolo 17, versetto 3, che dice così: che il crogiolo è per l'argento e il fornello per l'oro, ma chi prova i cuori è il Signore. Chi prova i cuori è il Signore. Chi prova i cuori è il Signore. Il Signore che cosa fa oltre a tutto quello che fa? Prova anche i nostri cuori. E sapete quando prova il mio cuore, il tuo cuore, il nostro cuore? Quando passiamo attraverso il torrente asciutto. Quando veniamo sottratti, quando veniamo ridimensionati, quando veniamo, ci viene tolto quello che magari noi vorremmo che noi avessimo, qualche desiderio. È lì che il Signore prova i cuori. Ed è necessario, ed era necessario per Elia che lui fosse provato, ma fosse provato il suo cuore. In fondo Dio che cosa vuole? Vuole il nostro cuore. La sede dei sentimenti, figlio mio, dice la scrittura, dammi il tuo cuore. E il vero cuore, il Signore lo prova, e noi veniamo provati, noi proviamo e viene provato quello che c'è nel nostro cuore. Quando noi passiamo alla scuola del torrente asciutto, quando noi passiamo il nostro deserto, perché è nel deserto che Dio parla a chi? A noi. E dove ci parla? Nel nostro cuore. È sempre scritto nel libro di Osea, Tabite, quest'alto profeta, al capitolo 2, versetto 14: perciò ecco, io la attirerò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Noi non crediamo al caso. Dio non fa niente per caso. Non era un caso per Elia trovarsi lì in quel momento, in quel torrente asciutto. Non era un caso che Dio in qualche modo ha tolto l'acqua e non pioveva più. Noi ringraziamo il Signore. Di solito quando si parla di piani di Dio, i piani di Dio sono perfetti, amen, la volontà di Dio è buona, perfetta e anche accettevole. E quando parliamo dei piani di Dio, di solito noi ci riferiamo a che cosa? Quando il Signore ci dà, conferma i nostri piani, perché arrivano le risorse, Dio conferma, Dio ci dà. È vero? E allora poi ci infervoriamo, diamo gloria a Dio, ringraziamo il Signore, ma tuttavia, non so se voi avete mai riflettuto, ma è così che nei piani di Dio c'è il fare piovere e a volte anche nel piano di Dio trattenere l'acqua. Quell'uomo di Dio, Giobbe, ad un certo punto fa quell'affermazione molto forte, un uomo integro che temeva il Signore, e conosciamo la vita vissuta, l'esperienza di Giobbe, quando ad un certo punto si gira dalla moglie e qua fa quell'affermazione che tutti noi conosciamo, quando Giobbe disse: Dio ha dato, Dio ha tolto, e comunque sia benedetto il nome santo del Signore. E comunque sia benedetto il nome santo del Signore. Il torrente asciutto era un luogo voluto da Dio. Quindi non disprezziamo i momenti di solitudine permessi da Dio. Dobbiamo capire e comprendere. E in questo ci vuole veramente discernimento, anche per capire e comprendere se quella solitudine, questo momento che stiamo vivendo, è un momento perché ci siamo isolati noi, perché abbiamo voluto isolarci, ci siamo fatti prendere da determinate situazioni, ci stiamo allontanando, o la parola del Signore è stata rivolta ad Elia: va e nasconditi a Cherit. O la parola del Signore è stata rivolta a noi. Ci sono momenti e momenti che passiamo nella nostra vita. Io non so qual è il tuo momento.
Non so qual è il mio, io in un momento lo conosco, ma non so quale momento stai vivendo. Se stai vivendo un momento di solitudine voluta da Dio e ti stai trovando a vivere il tuo torrente asciutto, perché Dio lo sta permettendo. E per Elia era l'uomo di Dio, Dio aveva risposto quando aveva pregato. Abbiamo letto che Elia pregò perché non piovesse per un tot di mesi e Dio gli aveva risposto. E quindi è incomprensibile quasi quasi pensare che Elia si dovesse trovare a passare attraverso il torrente asciutto. Ma per far sì che noi veniamo provati nella fede e anche nei cuori, è necessario che noi passiamo attraverso il fuoco, passiamo attraverso le acque, ma ringraziamo il Signore, come diceva il profeta Isaia: quando passerò attraverso le acque non mi sommergeranno. Quando passerò, non dice se passeremo, passeremo. Quando passeremo attraverso il fuoco, la fiamma non ci brucerà. E qui dobbiamo avere quella sensibilità per capire e per comprendere che a volte le cose non succedono per caso. Ci sono delle situazioni che non sono il frutto di un incidente di percorso o perché è capitato così. No, ci sono delle situazioni, ci sono dei percorsi, ci sono delle circostanze, ci sono dei luoghi, ci sono delle circostanze che accadono perché Dio li fa accadere, sono permessi da Dio. Sapete perché? Uno, perché il Signore vuole provare il nostro cuore, e due, perché vuole parlare al nostro cuore. Perché quando siamo presi da tutte le nostre cose, dalle nostre attività, dai nostri impegni, a volte non abbiamo il tempo per ascoltare la voce di Dio. L'attirerò, lo porterò nel deserto e sarà lì che io parlerò al suo cuore. Se sei nel deserto, se stiamo passando un momento di deserto spirituale, che potrebbe essere anche un momento di difficoltà, una prova, una circostanza, una malattia, un qualcosa, impariamo ad ascoltare la voce di Dio. Forse Dio ci vuole dire qualcosa, se noi gli permettiamo di parlare e ascoltiamo la sua voce. Un luogo voluto da Dio. Il torrente asciutto è anche il torrente della promessa, perché quando passiamo attraverso questo torrente, noi ringraziamo il Signore perché Lui rimane con noi. Leggiamo al versetto 6: e i corvi, e dunque egli partì e fece secondo la parola del Signore. Permettetemi di dire un altro aspetto, un'altra cosa molto importante: Elia non si è ribellato. Non si è ribellato con Dio. Perché? I perché mi sto trovando in una determinata situazione. Elia non si è posto delle domande. Chi veramente ha fatto un'esperienza col Signore e nel momento in cui si ritrova a passare o a vivere il proprio torrente asciutto o a seguire quelli che sono le indicazioni da parte del Signore, crede, punto e basta, e non si ribella con Dio. Elia non si ribellò, egli dunque partì e fece secondo quello che Dio gli aveva detto, secondo la parola del Signore, andò e si stabilì presso il torrente Cherit. Non lo so perché, ma siccome Dio me lo sta chiedendo, lo faccio. Accetto quello che lui vuole fare per me. E leggiamo che andò, si stabilì che di fronte al Giordano, e i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina e del pane e della carne la sera, e beveva al torrente. Che meraviglia promessa! Quando Dio ci manda, ci raccomanda. È la meravigliosa promessa che noi possiamo raccogliere appunto da questo torrente, che Dio è Dio e rimane il Dio della provvidenza. Della provvidenza. Non lo so a volte come fa, come non deve fare, come si muove, ma una cosa so, e a me quello interessa sapere, che Dio provvede.
Ai tempi mi sono documentato che i corvi non erano proprio un animale così gradito. E guarda caso, Dio si è servito proprio dei corvi per portargli da mangiare pane e vino. No, vino, acqua. Pane e vino. Mancava il salame. Dio si è servito dei corvi. Io ringrazio il Signore perché anch'io ho potuto fare esperienze nella vita dove ho potuto vedere la provvidenza di Dio arrivare attraverso mezzi e persone che io non me lo sarei mai aspettato. Di tutto mi sarei aspettato. E mi ricordo un passaggio, un'esperienza vissuta più di 30 anni fa, quando ci trovai a gestire una difficoltà imprenditoriale, diverse riunioni fatte alla Fiat, lavoravamo per la Fiat Sava, c'erano delle riunioni, c'erano delle persone molto dure, ce n'era uno in particolare, non ricordo più il suo nome, ma il suo viso ce l'ho presente, era una persona che sinceramente solo a guardarlo mi faceva paura. Facevamo quelle riunioni, io cominciavo a sudare solo perché dovevo andare lì, non la riunione, dovevo incontrare questa persona. Aveva un viso proprio così cattivo. Io dicevo, questo qua se solo potesse, non mi darà niente, lui non ci darà niente. Sapete alla fine che cosa è successo? Che Dio si è servito proprio di quella persona. Proprio di quella persona. Lui ha avuto delle parole, lui ha avuto dei progetti, lui ha avuto dei programmi per benedire la mia vita e la vita della mia famiglia e anche della mia società. Dio è un Dio di risorse, a volte non riusciamo a capire, a volte noi ci dobbiamo solamente fidare, ma se stiamo passando il nostro torrente asciutto e siamo all'asciutto, possiamo ancora alzare gli occhi al di sopra dei monti perché sappiamo che da Lui viene l'aiuto. Come lo farà? Non lo so, ma una cosa so, che Dio provvederà splendidamente ad ogni nostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù, che è il benedetto in eterno. Abbiamo un Dio pieno di risorse e a volte ci lascia senza parole, nel senso che a volte fa di quelle cose che noi non lo sappiamo. Più delle volte ci siamo trovati in determinate situazioni e come faremo? Non lo so, ma una cosa basta sapere che Dio lo farà. Con la nostra associazione, con la Chiesa, in casa. Sono esperienze, tutte le volte che vedo Dio e che vediamo Dio provvedere splendidamente attraverso canali, attraverso mezzi che noi non ce lo saremmo mai aspettati, questo fortifica la nostra fede. E ogni volta che noi ci troviamo a passare da una prova all'altra prova, da un momento difficile a un altro momento difficile, da un torrente asciutto a un altro torrente asciutto, noi possiamo continuare a confidare nel nostro Dio potente. Nel nostro Dio potente. A volte umanamente parlando ci sono delle situazioni che sono difficili. Umanamente parlando a volte subentra lo scoraggiamento perché la nostra natura è quella che è. E quindi noi guardiamo in faccia la realtà. E quindi quando vediamo che le cose non vanno secondo quelli che sono i nostri propositi, quando vediamo che magari Dio non provvede, non opera, non arrivano le risorse. E magari è naturale che ci scoraggiamo, però noi possiamo ringraziare il Signore che Dio è un Dio che provvede sempre. Qualcuno si è chiesto: ma perché Dio arriva sempre all'ultimo minuto? E Dio è Dio dell'ultimo minuto. L'importante è che arriva. L'importante è che arriva sempre. Dio è il Dio della promessa. Stai vivendo un momento di torrente asciutto? Momento storico? È un momento di mancanza di risorse, è finita la pioggia, non piove più, aspettati che Dio intervenga in tuo favore, in nostro favore. Il torrente asciutto è quel torrente, è quel luogo dove noi possiamo vedere e vivere per esperienza l'adempimento della promessa di Dio, della provvidenza di Dio, perché ricordiamoci che Dio è colui che vede e anche colui che provvede. Amen. Il torrente asciutto è il torrente della promessa, ma Dio, il torrente asciutto è il torrente dove Dio rivela il suo piano. L'ho già detto prima e mi ripeto,
Nel piano di Dio di solito abbiamo letto che, ma da lì a qualche tempo, il torrente rimase asciutto perché non pioveva più. E quando parliamo del piano di Dio, di solito lo assimiliamo alla provvidenza e mettiamo enfasi sul fatto che Dio ci conferma attraverso anche la provvidenza il suo piano. Mattina e sera Dio provvedeva, ma a volte anche nel suo piano, a volte per confermare il suo piano, dobbiamo passare anche attraverso un torrente inaridito, un torrente asciutto, un torrente dove noi possiamo vedere la provvidenza di Dio. A volte Dio ci conferma il suo piano anche attraverso esperienze che non riusciamo a capire e a comprendere. E dobbiamo capire e comprendere se a volte noi ci troviamo nel piano di Dio o se non ci troviamo nel piano di Dio. Dio conferma il suo piano, a volte con le risorse, con tutto quello che ci fa pervenire, ci fa arrivare, ma tante volte dobbiamo anche imparare a capire se quello che stiamo facendo e dove noi ci troviamo rientra o è ancora nel piano di Dio, perché a volte noi abbiamo la capacità di forzare la mano di Dio e a volte Dio ci fa fare quello che noi vogliamo, perché noi crediamo nel libero arbitrio. Dio non obbliga nessuno. Lo vuoi fare? Fallo. La volontà permissiva di Dio, che a volte Dio ci permette di fare quello che vogliamo, a nostro rischio e a nostro pericolo. Quando siamo nella volontà di Dio, raccogliamo sempre i frutti, ed è bello trovarsi nella volontà di Dio. Lo dico sempre, mi voglio ripetere ancora oggi. Il luogo più sicuro dove io e voi ci possiamo trovare è al centro della perfetta volontà di Dio. E ci dobbiamo rimanere. E dobbiamo avere anche quella sensibilità, quella forza, quel coraggio, quella capacità di riconoscere che forse, magari, Dio ci sta conformando qualcosa che non rientra nel suo piano. Dobbiamo rivedere qualcosa. Dio magari ci sta togliendo qualcosa perché ci sta parlando. Dobbiamo imparare anche ad ascoltare la voce di Dio e non andare avanti per forza di testa nostra, perché se vogliamo andare avanti di testa nostra, Dio ci lascia liberi di fare anche di testa nostra. Però dopo non ci dobbiamo lamentare quando raccogliamo le conseguenze. Dio non obbliga nessuno, nemmeno per la salvezza. La Bibbia dice che molti sono i chiamati e non tutti sono quelli che rispondono, pochi sono gli eletti. Dio ci lascia liberi, noi siamo nel libero arbitrio, possiamo fare tutto quello che noi vogliamo della nostra vita, ma dobbiamo assumerci anche le responsabilità e dobbiamo essere pure consapevoli che quando facciamo qualcosa che va contro quello che è il piano perfetto di Dio e la volontà di Dio, e noi conosciamo la volontà di Dio attraverso la sua parola, e Dio non farà niente che va contro la sua volontà. Non ci sono le eccezioni. Dicevo qualche volta, non dobbiamo pensare che Dio chiude un occhio e magari un altro occhio. Le nostre decisioni o quello che noi facciamo porteranno sempre, producono sempre qualcosa nel bene e nel male. E forse è meglio prevenire che trovarci domani pure a curare. Attraverso il torrente asciutto, Dio a volte conferma e ci vuole confermare il suo piano, oppure vuole farci capire che probabilmente c'è qualcos'altro nel suo piano. È inutile che insistiamo. Possiamo insistere, possiamo andare avanti insistendo, trovando, cercando, facendo, come fanno gli imprenditori, che pur di non lasciare l'azienda, perché la capacità dell'imprenditore è quello di non fallire, quindi fare di tutto per andare avanti nella loro capacità, ma con il Signore è diverso, perché non dobbiamo andare avanti secondo quelle che sono le nostre forze o quello che noi possiamo fare, ma attraverso le risorse e le forze che vengono dal Signore, soprattutto quando stiamo facendo qualcosa per servire Lui. Torrente asciutto è lì
dove Dio ci parla, è lì dove noi possiamo vedere e vivere per esperienza la provvidenza di Dio. E non solo, attraverso questi momenti, questi luoghi, il luogo del torrente asciutto, può darsi in questa scuola è che Dio ci sta insegnando qualcosa e che dobbiamo imparare ancora forse qualcosa. La scuola del Signore quando finisce? Mai. Non c'è un periodo, non ci sono i 5 anni, 6 anni, 10 anni. È una scuola che dura tutta la vita e che tutta la vita io e voi abbiamo bisogno di imparare qualcosa. In tutta la vita Dio ci parla, Dio ci guida se noi ci facciamo guidare. Dio vuole guidare la nostra vita se noi permettiamo a Lui di guidarci. Il Signore è il mio pastore, Egli mi guida, secondo, mi porta nelle acque calme, alleluia. E quando anche passassi attraverso la valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno perché so che il Signore è con me. Il torrente Cherit non è un torrente piacevole, non lo è stato neanche per Elia e non lo è neanche per noi. E ritorno al significato: recidere, tagliare, potare, eliminare, sottrarre e io aggiungo togliere quelli che sono i pezzi in più. C'è un pezzo in più. A volte abbiamo dei pezzi in più, ma quando noi seguiamo le indicazioni dell'IKEA, di solito pezzi in più non ne mettono. Se ti servono 10 viti, 10 viti ti mettono là dentro. E se te ne serve, se ne avanza una è perché non l'hai messa da qualche parte. È vero o no? Una volta ultimamente ho montato qualcosa, mi è avanzata una vite. Ho detto, ma che strano. Gira, che rigira, poi ho capito che ero io che non avevo seguito bene le indicazioni, perché se le avessi seguite bene le indicazioni, anche quella vite sarebbe entrata nel posto giusto, perché era prevista tutta quella vite. 10 viti, 10 viti servono, se seguiamo bene le indicazioni. Torrente Cherit. Quanti forse magari in questo momento stanno passando dal torrente Cherit? Non insistete, non insistiamo. Cerchiamo di ascoltare la voce di Dio. E la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini. E lui senza ribellarsi. È questo il vero uomo di Dio, che ascolta la voce del Signore, che sa ascoltare la voce del Signore. E quando escono predicazioni come questa, non possiamo dire chissà per chi è, non è per me. Io ho preso la mia parte. Mentre stavo preparando questa parola ho detto, Signore, dove sono i pezzi in più che devo togliere? Taglia, taglia, potami. Ogni tanto è necessaria la potatura, perché dopo la pianta si riprende meglio di prima. Se nella fase della potatura stai vivendo il tuo torrente Cherit, stai vivendo la tua solitudine, perché? Perché ti sei isolato, ti sei isolata, o perché Dio sta permettendo e magari ti trovi in un luogo, nel tuo torrente asciutto, perché forse Dio ti vuole parlare. E forse magari Dio sta provando il tuo cuore. Il Signore legge i nostri cuori, cari fratelli, e li prova pure. È Dio che prova il cuore. Dio prova il mio cuore e Dio prova il cuore di tutti noi. Cosa c'è nel nostro cuore? L'attitudine non è altra che il frutto di quello che c'è nel nostro interiore, nel nostro cuore. I sentimenti del nostro cuore vengono anche provati e non solo, anche giudicati da parte del Signore. Alla scuola del torrente asciutto. È necessario. Per Elia è stata necessaria sta parentesi. È stata necessaria sta parentesi. Da Elia il Tisbita, poi diventa Elia l'uomo di Dio. Ma prima di diventare l'uomo di Dio o la donna di Dio, di mezzo c'è stato il torrente asciutto. Ci alziamo in piedi.
alla scuola del torrente asciutto. Qual è il titolo della predicazione? Questo. La scuola del torrente asciutto. Che sarebbe la scuola di Dio poi? La scuola di Dio. Alla sua scuola noi impariamo e dobbiamo imparare, non si finisce mai di imparare. E vogliamo ascoltare la voce di Dio mentre ci troviamo in questo torrente. Vorrei che tutti potessimo chinare il nostro capo, chiudere i nostri occhi. E vogliamo rivolgerci al Signore, vogliamo dire: Signore, tu che provi i cuori, Signore, prova anche il mio cuore. Questa parola, questa predicazione, la parola di questa mattina è anche per me? Impariamo a metterci in discussione senza ribellarsi, senza passare oltre, senza essere indifferenti. La cosa peggiore è quello di rimanere indifferenti di fronte alla predicazione della sua parola, alla voce di Dio. Forse il Signore ti ha sottratto qualcosa, ti sta togliendo qualcosa, pensi che ti ha tolto qualcosa, magari attendevi qualcosa. Ti ha sottratto dai riflettori. Elia, vai e nasconditi al torrente Cherit. Era un luogo dove Dio voleva parlare al suo cuore, fuori dai riflettori. Aveva bisogno di rimanere solo, aveva bisogno di rimanere sola. Anche Gesù ad un certo punto nel corso della sua vita ministeriale si prendeva il suo tempo perché lui potesse avere il suo rapporto tra lui e il Padre. Anche noi abbiamo bisogno di avere il nostro rapporto con Dio. Com'è il tuo rapporto con Dio? Come stai? Com'è la tua relazione con Dio? E lì era preso tra tutte le sue cose. A volte cadeva anche lui nello scoraggiamento, pure lui è caduto nello scoraggiamento. Era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni. Era un uomo come me, come te. Elia. Elia aveva bisogno di essere formato. Io ho bisogno di essere formato. Ho bisogno. E voglio dire, Signore, se attraverso questo luogo, Cherit, tu vuoi parlare alla mia vita, forse devo togliere qualcosa o mi sto facendo prendere forse da qualcosa, perché a volte quando siamo sotto i riflettori ci facciamo prendere anche, presi da che cosa? Da tutto quello che dobbiamo fare, i riflettori, gli altri che cosa pensano, il pensiero degli altri, dell'amico, dell'amica, del fratello, della sorella. Quello che ci interessa non è tanto il pensiero degli altri, ma il pensiero di Dio. Cosa pensa Dio di me? E sapete quando io capisco cosa pensa Dio di me? Quando passo attraverso il torrente asciutto, Dio mi rivela qual è il suo pensiero per me. Dio mi rivela il suo piano. E forse Dio vuole rivelare un piano alla tua vita questa mattina, oggi. Dio vuole parlare chiaramente alla tua vita, o forse sta parlando alla tua vita. Non indurire il tuo cuore, non indurire il tuo orecchio, ma oggi, se hai udito la tua parola, non rimandare la parola di Dio, non rimandare a domani. Oggi è il momento dell'oggi. Elia partì secondo proprio come Dio gli aveva ordinato. Senza domande, senza perché, senza ribellioni, senza. Elia fu ubbidiente. Elia poi diventò l'uomo di Dio. Elia era un servo di Dio. Elia poi
si trovò al centro della perfetta volontà di Dio. Adoriamo il Signore. Alleluia, gloria a Gesù. Adoriamo tutti quanti insieme il Signore. Non farò nessun appello perché non sento di fare un appello, ma sento che tutti quanti noi dobbiamo pregare. C'è un appello collettivo dove tutti siamo coinvolti in questo appello, e poiché dovremmo rispondere tutti a questa chiamata, lo faremo dal posto. Amen. Adoriamo il Signore. La scuola del torrente asciutto, grazie a Dio.
perché anche nel torrente asciutto lui apre una via. Ha aperto una via nel Mar Rosso, ha aperto le acque del Giordano, nel torrente asciutto. Dio è il Dio della provvidenza, sa come deve provvedere, forse attraverso dei corvi, che non era l'animale quello più indicato, eppure Dio ha provveduto attraverso i corvi. Alleluia! Dio vuole comunicare il suo piano alla tua vita. Signore, manifesta la tua gloria. Alleluia, rivela, rivela il tuo piano, Signore. Tocca cuori, prova cuori, parla al nostro cuore, continua, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Alleluia. Anche quando non riesco a sentirti, a meno che tu continui a guidarmi, aprirai, 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 apri una via. Anche quando non riesco a sentirti, credo che tu continui a guidarmi, aprirai, 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 fedele, fedele. Sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai una via. Alleluia. Fedele, miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai una via. Dio, apri una via. Una via tua, Signore, non una via nostra. Alleluia, gloria a Gesù. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Adoriamo insieme il Signore, tutta la Chiesa. Alleluia, nel nome di Gesù. Alleluia, 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 gloria al tuo nome, Signore. Alleluia, meraviglioso Signore Gesù. Alleluia, alleluia, meraviglioso Signore. Al torrente asciutto, fedele, miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai una via. Alleluia. Fedele, miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai una via. Alleluia. Forse stai vivendo il tuo torrente asciutto, il tuo momento di prova. Dio lo sta permettendo. Prendi forza nel Signore piuttosto di lamentarti, piuttosto di ribellarti. Prendiamo forza nel Signore in questo momento. Dio è il Dio delle promesse, non si tira indietro. Dio non si tira indietro. Quando dice una cosa, la farà e la sua parola va sempre ad effetto. Non torna mai indietro a vuoto, a vuoto. Dio ha un piano per la mia vita. Dio ha un piano per la tua vita. Voglio dirti personalmente, prendilo da parte di Dio, perché ne sono sicuro e credo che tocca a tutti. Dio ha un piano preciso per la nostra vita. Dio ha uno scopo. Dio ha uno scopo anche per te. Non ostacolare il piano di Dio. Non ostacoliamo i piani del Signore. Non poniamo limiti. Non mettiamo ostacoli. Nessuno può opporsi al piano di Dio se non la nostra testardaggine, se non la nostra ribellione, se non noi stessi. Ascoltiamo Dio che parla, ascoltiamo a Dio quando ci parla. Non indurire il tuo cuore e neanche il tuo orecchio.
ma oggi è scritto, se udite, oggi Dio ha parlato al mio cuore in particolar modo mentre preparavo questo messaggio, e ancora oggi mentre lo esponevo Dio stava continuando a parlare alla mia vita. Tutti forse abbiamo qualche pezzo in più, e per essere modellati dobbiamo passare attraverso il torrente Cherit, il torrente asciutto. Non piove più da lì a poco, non piove più da lì a poco, non piove più, però Dio ha continuato attraverso i corvi mattina e sera la sua provvidenza. Il popolo di Israele doveva imparare a dipendere, ogni giorno mandava la giusta razione della manna che loro avevano bisogno. Volevano le quaglie, Dio provvede anche le quaglie. Dio è un Dio che provvede. Dobbiamo imparare a dipendere da Dio. È una scuola. La sofferenza è una scuola. La sofferenza è una scuola. Stai soffrendo? Stiamo soffrendo? Probabilmente Dio sta permettendo la sofferenza perché forse ancora non abbiamo imparato tutto e dobbiamo imparare ancora qualcosa. Ci sta insegnando qualcosa attraverso la sofferenza, attraverso le difficoltà, attraverso la prova. Giacomo diceva: considerate motivo di grande gioia quando vi venite a trovare nelle svariate prove, perché la prova produce, la sofferenza produce, il torrente asciutto produce sempre qualcosa nella nostra vita per la gloria di Dio e per farci restare nel centro della perfetta sua volontà, nel centro della sua perfetta volontà. Vorrei chiedere a fratello Gaspare di rivolgere una preghiera in favore di tutti quanti noi. Alleluia, sì Signore, tu non ci hai deluso mai, anche in quelle situazioni dove non vedevamo luce, dove c'era disperazione. Signore, ci siamo aggrappati a te in quei momenti di fiume asciutto. Signore, ci siamo aggrappati a te, Signore, e tu hai innanzitutto dato, ci hai dato una speranza, si è accesa subito una luce, e poi ci hai tirati fuori da quelle situazioni, Signore, in maniera splendida, come solo tu sai fare, Signore. E anche quando ritorniamo in certi momenti, in certe situazioni, ormai sappiamo che possiamo confidare su di te. E insieme ci vogliamo unire questa mattina per fare una preghiera specifica per tutti coloro che stanno passando, sia individualmente, sia come famiglie, Signore, in periodi complicati e difficili, di aridità, Signore. Intervieni, Signore, in modo splendido. Tira fuori, Signore, il meglio da queste circostanze apparentemente negative. Tira fuori, Signore, il meglio. Trasforma, Signore, il lutto in danza, Signore. Perché tu conosci il futuro e tu unisci tutti i pezzi del puzzle, Signore. E ti ringraziamo per come l'hai fatto, lo farai ancora, Signore. Ci uniamo in preghiera, Signore. Benedici le persone, le famiglie che ti stanno invocando, che stanno gridando, Signore, e grazie perché ci farai crescere. E in più, dopo aver superato certe situazioni, ti userai di loro per benedire altri e altri e altri, sino a mille generazioni, come abbiamo cantato, Signore. Grazie perché sei con noi, grazie perché ci hai reso più che vincitori, nel nome di Gesù. Amen e amen. Amen. Possiamo concludere con un canto.
la versione in corso. Ti benedirò quando sembra difficile e il deserto è intorno a me. Ti benedirò per le tue benedizioni. Amen. La grazia del nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù, l'amore di Dio e la costante comunione con lo Spirito Santo resti con tutti noi da ora e